Ciao, sono Alberto Soncini e sono insegnante di voce. Oggi vi voglio proporre qualche esercizio per scaldare appunto il nostro strumento voce, qualcosa anche che vi richieda non troppo spazio, quindi lo potete fare a casa. Io vi farò vedere non tutte le ripetizioni, ma tutti questi esercizi che sono abbastanza in sicurezza, se ripetuti, scaldano la voce e poi lavoriamo anche un po' sull'articolazione, quindi sui muscoli dell'articolazione che sono labbra e lingua. E sul creare spazio nel tratto vocale, quindi la bocca dove poi il nostro suono esce. Allora, per cominciare, una premessa: tutte le volte che vi chiederò di respirare, io immagino respiro come una caduta dell'aria, quindi l'aria cade dentro di noi in una maniera libera. Quindi possiamo cominciare pensando alla nostra pancia, che è quella che di solito si muove quando respiriamo, no? Fa qualcosa. E proviamo a verificare se è davvero morbida. Mettiamo una mano sopra l'altra e possiamo massaggiarla un po'. Sentite che la mia voce tremola un po' perché lascio che la pancia faccia quello che deve fare, quindi non devo fare niente. La smollo un po' in tutta questa zona e la massaggio. Sicuramente molto efficace anche per la voce, un po' di stretching, un po' allargare il corpo, le parti dal centro alle periferie, e poi emettiamo una S, tenendo anche una mano sulla pancia per semplicemente sentire quello che fa. Fino a che avete finito, senza forzare. In questa emissione dell'S sentite che la colonna vertebrale, io adesso sono seduto ma potete farlo anche in piedi, a mano la colonna vertebrale si estende nelle due direzioni della gravità e dell'antigravità, quindi si allinea sempre di più e voi sentite che attraverso l'aria che esce la colonna sempre più si raddrizza e si allunga. Questo vi aiuta. Poi tonifichiamo un po' le labbra e attiviamo sempre un po' la pancia con, senza suono prima, con questo. Lo chiamo lo sbruffo del cavallo, quindi fate un po', la S ovviamente la potete ripetere tante volte, stessa cosa sbruffo del cavallo. E potete anche fare stretching mentre fate questo. E poi ci attaccate il suono. Cade l'aria dentro. Vedete che io vi facevo vedere che il mio suono andava anche, passava da acuto a grave, da grave a acuto. Potete giocare con le altezze tonali per scaldare la voce e per far sì che il processo sia costante. In questo modo, con questa brrr, o anche con la prr, 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 tonificate le labbra e vi assicurate che il suono venga sempre sparato in avanti. Poi, a proposito di montagne russe vocali, potete fare anche un po' appunto di gioco attraverso i vostri suoni acuti e suoni gravi, quindi quello che io chiamo l'ascensore. Cade l'aria dentro. Ascensore perché vi immaginate di partire dal piano più alto, scendere un respiro e poi dal piano più basso di nuovo risalire al piano alto. E poi una cosa molto divertente che mi piace è quella con cui vi lascio, è immaginare le labbra come l'elastico di una mutanda, contrarre con un dito, con i mignoli e allargate un po', sempre respirando. Accertatevi che mentre fate questi esercizi il vostro respiro sia libero, non sia mai bloccato, non sia mai in apnea, altrimenti non ci sta servendo. Ora mi godo questo stretching, due dita. Ah, sì. Ah, è un rilassamento, è anche arriva fino a quattro dita. Ah, sì. Ah. Tutto questo senza mettere tensioni accessorie e arrivate le dita che potete. Io sono un po' allenato e quindi ho fatto con quattro dita, però questo serve per allargare la bocca e quindi far sì che il nostro suono abbia più spazio una volta che lo abbiamo scaldato. E poi, da ultimo, per la lingua, a bocca serrata, facciamo sei rotazioni da una parte, sei dall'altra, sopra i denti, disegnando dei cerchi.
6-6-4-4-2-2-1-1, ok? Quindi sarà questo. Quindi ogni volta completo il giro e poi cambio. 6 da una parte, 6 dall'altra. 4-4-2-2-1-1. E con questo ho finito. Buon allenamento!